might be just yet. The astronauts will take a look later on during the mission. Engines at 65%, three engines are running normally. Trick the fuel cells. Trick the APUs. APUs, the auxiliary power. 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3.5 miles. Quindi c'è uno 7 astronauti a bordo che sono tutti morti, perché erano già oltre la velocità del sole, si esplode qualcosa oltre a 2000 che ottengono l'evitazione su continuo. Ok, avanti, poi li hanno trovati tutti i video di Italia. No, non è vero, va avanti. Ecco, sappiamo che gli astronauti, questi qua, li hanno scoperti, ritrovati quasi tutti vivi e vegeti, che conservano loro i loro nomi e, oppure cambiati di pochissimo. Tutti tranne uno, tranne Jarvis, Gregory Jarvis, che non è stato più trovato. Una delle ipotesi per cui non è stato più trovato è che lui abbia cambiato completamente il nome, perché gli altri li hanno ritrovati perché hanno mantenuto il nome. Addirittura due, vai avanti. Questo qua è il giapponese, cioè hawaiano, di origine, perché sapete che Hawaii, dove c'è anche la comunità giapponese, questo è il giapponese, Edison Onizuka, che si spaccia per suo fratello Claude, gemello, e Claude come cloud, come nuvola, no? E il suo mestiere è quello di assaggiatore, sommelier, cioè fa, perché già chiaramente li hanno pagati, fanno mestieri tipo andiamo a Cortacavalli a vedere come si mangia, cioè. Avanti. Sembra Luciano, sì. Questa qua è Judy Resnick, che addirittura ha mantenuto completamente il suo nome. Infatti esiste, una morta, però. Esiste una professoressa Judy Resnick, che potete vedere che ha 30 anni di distanza, e ha le stesse mani, vedete i caratteri semitici, un po' scuretto, perché è ebrea, questa qua Resnick, con il nome ebreo. Avanti. Questo qua invece è un altro fratello gemello, che è Ronald McNair, che era il nero, perché c'è, come nei telefilm americani c'è il nero, la donna, la minoranza etnica, tutto studiato, finge di essere suo fratello Carl. Lui che mestiere fa questo qua? Carl? No, lui fa inspiring speaker. Cioè lui fa discorsi che ispirano, che non si capisce cos'è un discorso, cioè lui vi fa in giro a parlare e vi ispira, cioè concorrenti, ispira, avanti, e lui finge di essere suo fratello gemello. Questo qua invece è il comandante, che si chiama Scooby, Francis Richard Scooby, ed esiste un imprenditore questo, che si chiama Richard Scooby, che a quanto pare è uguale, ed è ancora neanche lui. Questo qua c'ha un'azienda di pubblicità che si chiama Cow in the Sky, qualcosa, in the Trees, quindi anche lì c'è il riferimento. Avanti. Sono loro invecchiati di 30 anni. Allora, questo è un po' più interessante. Questo qua è il pilota che si chiama Michael J. Smith, e c'è un professore che si chiama Michael J. Smith. Cioè, chiaramente Michael J. Smith nel mondo anglosassone è un nome, c'erano 2 milioni di persone che si chiamano Michael J. Smith, quindi non hanno dovuto cambiare nome, niente. E qualcuno si è divertito a impiegare dei parametri antropometrici, cioè la distanza tra le due pupille, il rapporto, cioè hanno creato degli indici, no? Antropometrici, sì, di misurazione, indici facciali, tra la distanza dalle pupille e alcuni indici, con la distanza dalla punta del naso, la distanza dal dente superiore, dalla palette superiore, e la distanza sempre tra le pupille, tra il lato parte superiore delle pupille e il mento. E qua vedete, ci sono i vari commenti, tutto quanto. La conclusione, magari la potete leggere voi, fatta da uno che ha guardato questi parametri, e è saltato fuori che non solo queste due persone si chiamano Michael J. Smith, quindi sono omonimi, ma sono anche la stessa persona. Andiamo avanti. C'è l'altro.
avanti. Questa qua invece è la famosissima, io me la ricordo perché sono abbastanza vecchio, ahimè, la maestra nello spazio, Christy McAuliffe, no? Questa qua era la prima teacher in the space, no? Insegnante nello spazio. È stata data fuori che esiste una professoressa, questa qua, che si chiama Sharon McAuliffe, perché in effetti anche Christy McAuliffe si chiamava Sharon. La A è fittizia, A è il triangolo massonico, no? Quindi lei si è cambiato il secondo nome e ha ripreso e ha buttato via Christy, vai avanti. Questa qua è il profilo di questa professoressa McAuliffe all'Università di Syracuse, College of Law, che sarà più o meno una facoltà di legge, ed è interessante che questo qua l'hanno riciclata come insegnante di legge, perché? Perché se vuole è un ingegnere, non c'è un insegnante, vabbè. Perché? Perché lei ha sposato un tipo, aveva sposato, che era un avvocato giudice, quindi questo qua per me mi ha insegnato un po' di legge, giurisprudenza, per farla diventare, mascherarla da professoressa di legge. E per compensare questo, il suo marito, cioè quello della defunta, che poi per me stanno ancora assieme, chiaramente, stanno ancora assieme, anche se lui ha finito di sposare un'altra, l'hanno poi fatto diventare giudice federale, no? Cioè il marito della McAuliffe morta e ha fatto poi carriera, perché poi questi qua, Dylan Dent, devono stare zitti, no? Quindi Dylan Dent. Avanti. Questo è interessante. Questo è lo Space Shuttle Columbia. Qui è come quella delle antenne sui grattacieli, interessante. Lo Space Shuttle era troppo pesante per essere un aliante. Lui ci ha sempre detto che non aveva motori al rientro, cioè rientrava come un aliante. Però è saltato fuori che aveva dei motori. E sono questi qua dietro, che pensate che io anni fa me ne ho chiesto, ma se quelli sono i razzi, quelli piccolini cosa sono? Io pensavo saranno dei razzi un po' più piccoli che servono per lavorare nello spazio, no? Invece sono due reattori che servono per... Perché questo qua, essendo tozzo, con le ali piccole, ecco, come niente varrebbe giù, quindi aveva bisogno dei motori. Come hanno fatto a truccarli? Perché sapete che i motori a getto hanno bisogno di un intake, di una presa d'aria per tirare dentro l'aria, no? E loro l'hanno nascosta qua. Questo è un ingrandimento di questo. Qua si vede anche l'ombra. C'è una fenditura, no? Dove viene, probabilmente sarà 15 cm, 20 che è mascherata come se fosse un'ornamentazione nera, no? Come quella che c'è sulla coda, no? E qua dentro entra l'aria, che è quella dei reattori, perché questo qua senza reattori, e già questo dimostra che non poteva andare nello spazio, perché se tu entri nell'atmosfera a 20.000 km all'ora, con una cosa così che ti fa da attrito, ti fa da ostacolo, ti vola via tutto. Quindi già questo indica che è un fake. Vai avanti. Questo qua è interessantissimo, sono un po' lungo, ma non è lungo. Questo qua è un filmato di un atterraggio notturno. E fatto qualche anno fa, perché sapete che nel 2011 non c'è più lo shuttle. Ed è interessante perché il tipo che lo fa inconsciamente dice tutto. Perché inconsciamente dice, prima di tutto che lo sente. Dicevo, no? Io lo sento. Mi dice, no, non è vero, perché saranno i jet di scorta, no? Invece... Perché è un atterraggio, no? Sì, è un atterraggio notturno. C'è un volume, c'è un volume, ci vado 5 minuti, però... No, è interessante, comunque loro fa vedere queste cose qua e poi magari anche se viene giù si sentono proprio che non sono i jet di scorta, ma questi jet di scorta gli facevano sempre mettere da parte uno a destra e uno a sinistra proprio per mascherare il fatto che aveva per mascherare il rumore dei jet, perché il rumore dei jet sapete che un aereo è difficile, cioè è impossibile, cioè sono molto rumorosi. E tra l'altro parla di sonic boom, ma secondo me è un motore, e lui diceva mi sembrava una fucilata,
in realtà era proprio una fucilata per mascherare, c'erano ricostruito anche il sonic boom, il bang sonico, dal fatto che rientrava dalla velocità supersonica. In realtà uno coso così grosso, così tozzo, non può andare alla velocità supersonica. Così come non può essere una gamba. E dice, è rumoroso come un colpo di fucile, no? Probabilmente era un colpo di fucile. E adesso sta arrivando, ma lui lo dice due volte, dice, ma a me sembra che sia usciato che fa rumore, ma questo è un filmato vecchio, eh? Non c'era la terapia ai tempi. Però questo qua intuitivamente così aveva detto, ma a me sembra che l'ho usciato. Vediamo se riusciamo a sentire quando è terra. Dice, non riesco ancora a vedere niente. Dicono che comparirà dal nulla, dicono. Dice, spero di riuscire a vedere qualcosa e non vedere niente. Just amazing. Quelli sono i rumori dei camion, tipo dei pompieri, quelli che sono già accesi, no? Succede un incidente, che anche le fotocellule per l'attaccaggio notturno. Tutto mai per la fine? Quello spinto nella tre. Sì, ragazzi, però ma ho preso di cosa così da YouTube. Ma perché all'inizio mi dice qualcosa di interessante lì, lo dice. Già mi è sembrato di sentire un colpo di fucile che se va il bang sonico, no? Cioè, era un colpo di fucile, molto probabilmente per emulare, vedete come sono raffinati questi qua. Per questo rispondendo alla signora di Torino, che dice, come facciamo noi? Non possiamo, perché la gente normale non ci arriva a capire la raffinatezza di queste persone. Oh my golly, it's just dropping like a rock. Viene, oh mio Dio, viene giù con una roccia. No, con un rocket. Non dice rock, per me dice con una roccia. Magari dice rocket. Sta sperando? Sì, sì, adesso lo vedi e senti anche il rumore. Vai avanti. E questo qua, mentre questa qua invece è una foto di scena, no? Cioè che ho un ingrandimento, dove c'è quella fenditura lì, quella presa d'aria per i reattori, di solito ci mettono delle mattonelle, vedete? E così sembra che sia un'ornamentazione, avanti. Questo qua è un altro shuttle, che non mi ricordo qual era. Però anche questo qua, vedete, che è aperto. Vedete, questa qua è una presa come quella dei motori degli aerei a reazione, no? Di fianco, però piccolina, cioè stretta. Forse sarà, quanto sarà? 25 centimetri, così. E tutta questa, da qua, vedete che c'è l'aletta qua che spinge dentro l'aria qua sotto. Vedete che c'è un sbarà di questo coso qua. Questa qua, signore e signori, è uno space shuttle, c'è un aereo truccato da missile, avanti. Interessante questo perché c'è il mio punto qua. Questo qua probabilmente è la vera traiettoria dello shuttle. Cioè, lui decollava qua. Poi questa in tratteggiato è la traiettoria presunta che andava nello spazio. Infatti fa vedere che curva per andare nello spazio. In realtà curvava linea intera e riatterrava da qualche parte dove non si sa, io presumo, con tutte quelle zone lì molto segrete come Area 51, che c'è anche una pista di 6 km, quindi li facevano riatterrare lì, no? E, cosa interessante che adesso introduco avanti, che
che c'è una testimonianza di un signore che nel 77, all'inizio, fu incaricato di scrivere il manuale di pilotaggio dello shuttle, perché ogni aereo deve avere un manuale, no? Questo qua fu incaricato di scriverlo giù in modo che i piloti dello shuttle. E questo qua aveva notato una cosa strana. La cosa strana è che lui, stando dentro la cabina dello shuttle, ha detto: ma guarda che io nella cabina dello shuttle non ho visto niente, c'era solo il posto di pilotaggio, uno con gli strumenti, ma io non c'entro la cosa dello shuttle, e mi sembrava un aereo, io ho scritto il manuale, ma ho visto solo un posto, no, a me sembrava un aereo normale, anzi, con un solo posto, ma anche due. E facciamo il collegamento. Prima abbiamo detto che delle sette persone che erano a bordo del Challenger, no, dell'escursione, solo una non è stata rintracciata. La mia ipotesi, che è questa qua, è Gregory Bruce Jarvis, che lui ufficialmente era uno specialista di missioni, ma lui lavorava per società, ho visto, ho indagato un po' in aerospaziale, quindi molto probabilmente non pilota, che si dice che questo Jarvis adesso sia questo professore qua, Bruce Aaron Lipton, cioè che gli abbiano ricreato la nuova identità sotto forma di questo professore, che anche questo qua è uno che fa degli inspiring speech, c'è uno che ha dei soldi, fa delle conferenze, gira, non si sa cosa fa, cioè scrive dei libri. Come noi. Però invece ho un sospetto diverso, perché a me non, quello lì non mi assomiglia a questo, a differenza degli altri. Io invece penso. Tu che lavoro fai? Scusa. Agricoltore avanti. Io invece sospetto che Jarvis fosse davvero il pilota che c'era a bordo del Challenger. L'unica persona. Quindi, che quello che poi doveva riportarlo giù, avete visto prima, no, il grafico. E lui è veramente morto, è l'unica vittima. Testimone vero, popolare era lui, no? No, lui era a bordo, è esploso e è morto. Gli altri, perché lui era il pilota, come diceva quello che aveva scritto il manuale, diceva: guarda che io ho visto solo un seggiolino e la croce e gli strumenti, ma io non ho visto nessuna cosa spaziale. E a suffragio, a supporto di questa mia teoria, c'è un fatto molto strano. Non solo che non è stato ritrovato questo Jarvis, ma che anche ai tempi il suo cadavere fu ritrovato molto dopo gli altri. Cioè, questo qua vedete, il 10 marzo fu ritrovato gli altri, cioè quelli che in realtà non sono morti. Mentre, vai avanti, Jarvis è stato ritrovato molto dopo. E questo è un ritrovamento vero. Cioè questo qua è il cadavere, l'hanno trovato vero, perché l'altro è simulato, l'hanno trovato, ma non essendo a bordo. Jarvis invece l'hanno trovato il cadavere, questo è morto davvero, perché l'hanno trovato molto dopo, perché è tutto centinaia di decine di a 10.000 chilometri quadri di oceano, prima che ho trovato tutti i pezzi dello shuttle, ci hanno impiegato 2 o 3 mesi, e vedete che qua in aprile lo trovano dopo. Ed è strano questa coincidenza del fatto che lui il cadavere l'abbia trovato dopo, che è molto strano, perché siccome loro erano tutti insieme nella cabina, è strano che questo qua invece è scappato, cos'è, è esploso, no. Lui per me era solo a bordo, ed era il pilota, aveva il compito di riportarlo a terra per fingere, però essendo veramente esploso, questo è l'unico morto. Avanti? Finiamo. Ok, praticamente. E questa è la mia teoria sul Challenger, che è chiaramente un fake, va bene? Che l'esplosione del Challenger è vera, cioè lì è ceduto Loring, e anche se faceva quella traiettoria lì e riatterrava da qualche parte, non sappiamo dove. Per me in area 51, quei posti lì. E io avanzo la teoria, e penso di essere il primo al mondo, che in effetti ci fu una vittima lì, fu Jarvis, quello lì che hanno trovato dopo, e non trovano adesso, che era il pilota, era l'unica persona che c'era a bordo e semplicemente doveva riportarlo giù. Questa è la mia teoria su Jarvis, che sono il primo al mondo ad avanzarla, e sono abbastanza certo, collegando tutte le stranezze che separano questo personaggio dagli altri,
che sia così, perché secondo me lo shuttle, appunto perché c'erano fatto dei manuali di volo, non era un drone. Come adesso faremo i droni. Ok, vi faccio fare un gancio alla pazza, io veloce, vi spiego poi. Grazie, grazie. E si vede lì, no? Si parte da qui, percorre tutta la Germania del Nord, vado verso la Danimarca, poi faccio diventare qui. Attraverso fa questa zona qui, c'è poi un tratto di mare, prendo il mare, qui incontro città Gesto, poi Copenaghen, vado su verso, verso Stoccolma, che qui c'è un pezzo di autostrada, poi comincia qua l'avventura della Scandinavia. Tutta strada provinciale, stretta, piccola, lunga, noiosa, viene dalla morte. Fino ad arrivare dopo due giorni qui, è un'avventura per Paola Sassa, che siamo vicini al circolo polare artico, che si sentono tutte che lì avviene, si può vedere, ecco, si può visualizzare il sole di mezzanotte, la parte più bassa in assoluto dove si può andare. Si può andare anche più solo se si sa, perché il circolo è molto brutto, se non brutto è bello, però è molto selvaggio, strade insicure, non c'è nessun servizio, non c'è benzina per guardare. Poi ci sono. Si può andare fino a Capo Nord, che siamo qui, e qui c'è Capo Nord, qui. Si può andare fino a qui con la macchina, chi vuole, no? E qui dura di più, insomma. Io dove stavo io dura tre giorni, se ha fortuna il tempo è bello, lo vedete, se ha tempo brutto è un problema. Sta qui perché sta quasi tutte le settimane piene, qui, questa zona qua, siamo a Capo Nord. Allora dopo da qui io poi mi vedo questo spettacolo che poi tengo un po' in culo, questa cosa qui poi la vedo, c'è un panorama bello, il sole è bello, lo vedo, c'è anche la bussola, c'è l'orologio, io questo parte sento la pressa, c'è il combasti, la bussola, mi indica per il nord geografico. Poi torno da qui e si sta cominciando a nevicare e vado giù e vado verso la Finlandia, sud, vado giù fino a Helsinki. Qui passo una notte al freddo perché perdo il traghetto, poi vado a Tallinn. Alzate un attimo la voce, mi scusi. Ci siamo in Helsinki, voce. Faccio una notte di freddo, adesso c'è lui che non fa una notte. E allora poi Tallinn, finalmente trovo il traghetto dopo tanta attesa, scendo giù per l'Estonia, bellissimi posti, ben consiglio, bellissimi, anche poco, costano poco da prenotare, mangiare quasi gratis. Sono ancora abbastanza buono con l'euro, hanno l'euro anche in Estonia, con anche qui in Lettonia. Vado per lì, qui c'ho amici miei che hanno una pizzeria, come se gli italiani vanno a perdonarsi nei posti, quindi c'è una pizzeria italiana qua a Kaunas, no? Poi da Kaunas mi viene il pensiero, ora dico vado a Danzica. Poi c'è la strada, penso, ci ripeto, lascio Danzica e vado invece a Kaliningrad, mi metto dei guai di vado a finire in questa tavola, in una parte la comunità. E questa è un'enclave russa, un territorio polacco, io pensavo fosse aperta al traffico, invece proprio la Russia vera e propria, poi vedrete. E da lì dopo vado da Kaliningrad, lascio Danzig come interessante il giro turistico e vado per Berlino. Berlino mi chiama Berlino, è interessante vedere. E Berlino sta qua, lascio stare tutti gli Instagram, lascio perdere Varsavia, vado a Berlino. E neanche vado a Berlino, vado a Sachsenhausen. Sachsenhausen è un campo di concentramento nazista. Vado lì, dove che? Mi fermo lì. Vado dentro, faccio il mio giro, mattina presto, tutto era chiuso, a parte il cancello d'entrata dove c'è scritto Arbeit macht frei. Quindi, dopo un pochino ho fatto un'oretta di ispezione, il giro, no? Viene il guardiano e mi fa, ma lei come ha fatto ad entrare? Come ha fatto ad entrare? Era aperto. No, era chiuso il cancello. Andiamo lì, era veramente chiuso il cancello. E mi ha preso a me per uno che voleva fare qualcosa di. Io dico, per salvarmi, io, perché pensavo se fosse questo cambio di modello, io sono dico, uno dei parenti delle vittime. Hai già pensato che può andare lì? Ha aperto la porta e scappato lì. Perché lui pensava che io lì come un qualcuno che è. E qui siamo già a Copenaghen, quindi in parco, dopo una carolina. Questi sono i paesi della Saxa, poi che era la Colmetta, quindi che era il paese. Questo è a confine con la Svezia e la Polonia. Questo è il paese bellissimo delle cose, sempre un giro fino qua, guardate. Io ho cercato, non tutto, finalmente poi, dico, era lì, sì, qualcuno ci avrebbe fatto prima del tempo. Qui siamo già verso pomeriggio molto, non siamo già quasi alle 7 o 8 di sera, comincia già a fare il tempo.
qui siamo a corte con la Finlandia, come a volte c'è un ponte attraverso il ponte tutta la Finlandia, tutta la Finlandia e la Svezia. Questo è uno dei paesi più belli che ho trovato, Kainu Neverland. Mezzanotte. E qui ho visto questo grande, bellissimo panorama che si può vedere solo lì, si crea un effetto stranissimo che si può vedere lontanissimo. Però qua tutto di una cosa sono più grande. Qui tornando siamo in Finlandia, una seconda che è stata